Ciao a tutti! Oggi con questo video tutorial voglio farvi vedere come si realizza questa bellissima borsa realizzata tutta con il cordino Thai, quello della Tessiland, quello che vi ho recensito nello scorso video. Abbiamo realizzato questa borsa con il punto peruviano o Broom 6 Stitch. Ho messo due manici in bambù e ho fatto questo fiorellino, questi due fiorellini perché sono uno davanti e uno dietro, per coprire la chiusura della borsa. Poi voi, come al solito, prenderete spunto, trarrete spunto dal tutorial e farete la vostra borsa come più piacerà a voi. Bene, a questo punto vediamo subito cosa occorre e come si realizza la nostra simpaticissima borsa a punto peruviano. Allora, per la realizzazione della nostra borsa io ho utilizzato il cordino ed esattamente il cordino Thai della Tessiland. Vi metto poi il link nel box informazioni. E ne ho utilizzati, sono presumo rocche da mezzo chilo, quindi ne ho utilizzati circa 4 etti e mezzo, più o meno. Poi abbiamo bisogno di una stoffa per realizzare la fodera. E io ho utilizzato un colore in contrasto con il cordino, mi piaceva il contrasto di colore. Poi il bordeaux marrone per me sono due colori che vanno molto molto bene insieme. Abbiamo poi bisogno di un filo da cucito per cucire la fodera alla borsa e l'ago da cucito. Poi abbiamo bisogno di un ago da lana, di un ditale, di un paio di forbici, di un paio di manici. Io ho preso questi, avevo veramente questi ovali, ho utilizzato questi in bambù. Poi abbiamo bisogno di un ferro ausiliario, quindi un ferro da maglia numero 20, o a seconda di quanto vorrete realizzare grande il vostro punto peruviano, lo prenderete più grande. O più piccolo no, perché poi ho paura che venga troppo troppo compresso, quindi direi che un ausiliario di 20 mm va bene. E io il punto peruviano l'ho lavorato con l'uncinetto numero 4, quindi questo cordino taglio l'ho lavorato per il nostro punto peruviano con un uncinetto numero 4. Bene, a questo punto andiamo a vedere come si realizza la nostra borsa. Allora, per iniziare la borsa io sto utilizzando l'uncinetto numero 4 e il cordino Thai, quello color marrone. Per il punto broomstick, il punto peruviano, punto scopa, punto canna, come lo volete chiamare, si chiama in un miliardo di modi questo punto. Comunque presumo che lo conosciate meglio come punto peruviano. Andiamo a realizzare una catenella di 60 maglie, perché questo punto si sviluppa su un multiplo di 5 maglie. Prendiamo poi il ferro numero 20 o un bastone di una scopa, qualsiasi cosa che ci possa essere funzionale, e andiamo a realizzare una catenella aggiuntiva e a montarla sul ferro, così. Poi andiamo a prendere tutti i punti e li montiamo sul ferro. Quindi entriamo nel punto successivo nella catenella, agganciamo con l'uncinetto e portiamo sul ferro. E per tutti i punti della vostra catenella. Quindi una volta che avrete terminato, vi ritroverete sul ferro 60 punti. Così. E tirate dentro. Entrate nel punto della catenella, tirate su il filo, lo passate sul ferro e tirate, e poi lo spostate e lo fate per tutti i punti della catenella. Una volta che avremo montato tutte le nostre maglie sul ferro, portiamo il ferro sulla mano sinistra e andiamo a lavorare con l'uncinetto. Prendiamo 5 maglie sull'uncinetto, quindi 2, 3 e 5. Adesso facciamo una chiusura, quindi le chiudiamo tutte insieme con una maglia bassa, con una catenella, non con una maglia bassa, scusate. Così. Teniamo indietro le altre che non scappino. Adesso, naturalmente, si piega. Vedete che noi dove abbiamo fatto la catenella abbiamo realizzato una sorta di asola. Vedete questa asola qua? La teniamo larga, la allarghiamo ulteriormente con le dita in questo modo e all'interno andiamo a realizzare 5 maglie basse. Quindi una, due, tre,
4 e 5. Poi comunque vi metto nel box informazioni il link per questo punto più approfondito. Il video l'avevo fatto qualche tempo fa, qualche anno fa, però insomma è sempre lo stesso. Adesso andate a prendere le altre 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Stessa cosa, chiudete con una catenella. E a questo punto fate 4 maglie basse, quindi andate a dividere, vedete, si divide naturalmente in questo modo, vedete? Entrate dentro questa sorta di asolina che si forma e fate 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Nuovamente 4 e 1, 5. Chiudete con una catenella. Nella divisione, vedete, si forma proprio una divisione. La allargate ulteriormente e all'interno fate 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Ve lo faccio vedere ancora una volta. 5 maglie. Le tirate giù dal ferro, 2, 4 e una 5, portate in avanti il filo e il lavoro, fate una catenella così, poi vedete si divide automaticamente, entrate nel buchino che si forma e fate 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 e proseguite così fino a terminare le asole sul ferro. Una volta che avremo terminato di realizzare tutto il nostro giro, la nostra riga, vedete, il punto si presenta in questo modo. È molto bello, molto carino come punto, come effetto. Ovviamente, se volete la vostra borsa con il punto più visibile, più grande, userete un supporto più grande. Io adesso la faccio piccolina perché voglio fare una borsa piccolina. Se volete fare una borsa con questi punti più visibili, userete un ferro più grande o insomma un bastone più grande. Procediamo con la lavorazione del punto per il giro successivo e poi per tutti gli altri giri fino all'altezza che vi occorrerà. E quindi andiamo sempre a fare nello stesso modo, andiamo l'ultimo punto tiriamo su e lo inseriamo nel ferro e poi come prima andiamo a raccogliere a tirare su tutti i punti da questa volta invece che dalla catenella lo faremo dalla maglia di base, dalla riga di base e quindi andiamo a tirare su tutti i punti così come abbiamo fatto prima. E tiriamo su. Allarghiamo e tiriamo su, entriamo nel punto, raccogliamo il filo, allarghiamo e mettiamo sul ferro. E proseguiamo in questo modo a tirare su tutti i punti che abbiamo sul lavoro. Una volta che avrete tirato su tutti i punti, nuovamente procedete di nuovo con la lavorazione del punto peruviano. Quindi tirate giù tutti i 5 punti, i primi 5 punti. 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare una catenella. Poi rientriamo nel buchino e andiamo a fare una, due, tre, quattro. Nel primo motivo ne facciamo 5 di maglie basse, in tutti gli altri ne faremo 4. Quindi 5 punti, li tiriamo giù, chiudiamo con una maglia bassa attaccandoci al primo punto, così, quindi questo è il primo dei successivi, entriamo nel buchino, vedete, si apre automaticamente e voi entrate dentro e fate 4 maglie basse, 1, 2,
lettere e 4 maglie basse. E procedete così andando a tirare giù tutti i punti dal vostro ferro, 5 per volta. Chiudete con una maglia bassa, poi rientrate nel buchino che si forma e fate 4 maglie basse. Potete anche fare in questo modo, potete anche sfilare tutte le maglie dal ferro e andare a lavorare in maniera molto molto delicata, ovviamente non tirate perché altrimenti le asole vi si tirano, 3, 2, 5, e andare a lavorare in maniera più comoda. Così tirate giù le 5 asole e fate la stessa identica cosa, fate la maglia bassa unendovi alla maglia precedente, tirate nell'asolina che si forma, entrate e fate 4 maglie basse e procedete così sino a terminare ovviamente tutta la riga. Così è più comodo, no, e poi se una volta che ci avete preso la mano, guardate come viene bene lavorato il cordino tie, è proprio bello, eh? Procedete quindi in questo modo realizzando tanti motivi per quanto lunga vorrete la vostra borsa. Io voglio fare una borsa piccolina, non voglio fare una borsa esageratamente grande, quindi mi fermerò a 12 motivi di lavorazione, cioè lavoro 12 motivi. Voi ovviamente deciderete se volete fare la borsa uguale alla mia oppure prendere spunto dalla mia borsa, però cambiarla, quindi farla più grande e più lunga. Io la voglio fare piccinina. Siccome io voglio realizzare una borsa piccolina, non voglio fare una borsa esageratamente grande, mi fermerò a 12 motivi. Quindi lavoro il mio punto scopa o punto peruviano, come più vi piace dire, fino a 12 volte. Quindi lavoro 12 punti, 12 motivi. Dopodiché vado a fermare, taglio un pezzettino di filo che non sia esageratamente corto. E poi fermo e vado a realizzare un'altra parte uguale identica a questa, quindi rimonterò nuovamente a nuovo 60 maglie nella mia catenella iniziale e andrò a lavorare per altri 12 motivi il mio punto peruviano. Una volta terminati i due pannelli andiamo a lavorare la fascia di diciamo del fondo della nostra borsina e i laterali. Per i laterali iniziamo montandone 5. Li potete montare anche in questo modo, come se fosse una lavorazione ai ferri. Io ora ve lo faccio vedere un paio di volte. Se non sapete, questa è la viatura complessa dei ferri. Ve lo faccio vedere adesso. Poi, se volete approfondirlo, andate sul canale. Ci sono i tutorial della scuola di maglia dove vi faccio vedere in maniera più lunga e più esaustiva questo tipo di avviatura. Allora, prendete il filo con le due mani, fate passare sul pollice, in questo modo, dall'alto verso il basso, il pollice attraverso il filo. Ve lo fa così, questo è il filo, dall'alto verso il basso, agganciate il filo col pollice e lo tirate su. Poi girate la mano verso l'alto, così, e girate la mano verso, quindi con il palmo verso di voi, con l'indice. Vedete, si forma questa asolina. Se voi con il filo che avete sulla mano destra lo spostate in avanti, si forma un'asola. Con l'indice entrate dentro quest'asola, tirate sul filo e poi a questo punto voltate la mano verso il basso, quindi con il palmo rivolto in giù. Vedete che si forma un'asola? Poi con il ferro entrate nell'asola, mettete il filo in alto. Stringete e avete fatto il primo punto. Adesso noi dobbiamo montare, se no lo fate con l'uncinetto come lo fate normalmente, però questo è un modo un pochino più veloce per avviarlo. Andate a montare 5 maglie, 5 motivi, quindi 25 maglie, quindi una, filo sul pollice, rivolto la mano, entro nell'asola, rigiro, entro nell'asola con il ferro. Passo il filo dal basso verso l'alto, volgendo il ferro e realizzo il mio punto. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, sino a 25. Una volta che avrete montato tutti i vostri 25 punti,
andrete a realizzare i vostri 5 motivi, quindi 5 maglie, 5 asole dall'uncinetto, entrate nelle prime 5 asole, fate una catenella e poi 5 maglie basse andando a lavorare, andate a dividere praticamente il punto in questo modo, andate a lavorare nell'anellino che si forma naturalmente, quindi una, due, tre, quattro e cinque nel primo motivo. Negli altri andrete a lavorare sempre 4 maglie basse. Una volta che avrete terminato con tirare su tutti e 5 i motivi, andate a reinserire a riprendere tutti i punti, quindi entrate nel punto, raccogliete il filo e lo passate sul ferro, raccogliete il punto, passate sul ferro, dovete riprendere ovviamente 25 punti e procedete così fino ad aver lavorato 6 motivi in altezza, quindi andate a fare righe di andata e ritorno fino a formare 6 motivi in altezza. Una volta che abbiamo terminato di realizzare i nostri 6 motivi in altezza, andiamo a diminuire di 2 motivi. Ora, per diminuire 2 motivi noi dobbiamo togliere 10 asole, quindi 10 maglie, perché in ogni motivo ci sono 5 maglie, va bene? E le dobbiamo distribuire quindi nelle 3 maglie che ci rimangono, perché noi ne abbiamo 5, ne dobbiamo togliere 2 e quindi dobbiamo distribuire i nostri 10 punti nelle 3 maglie. Tiriamo su tutti i punti, così come se dovessimo lavorare normalmente i nostri punti regolarmente, quindi andiamo a tirare su tutti i 25 punti, così come facciamo sempre. Una volta che abbiamo tirato su tutti i punti, andiamo a lavorare le diminuzioni, quindi a diminuire i 2 punti. Allora, noi dobbiamo tirare su 15 punti, ne abbiamo 25, quindi come vi dicevo prima ne dobbiamo diminuire 10, distribuiti su 3 motivi. Quindi andremo a fare la prima, sono 5 maglie per il punto, più andiamo a rubarne 3 dal primo punto, nel primo motivo. Quindi andiamo a chiudere 8 asole, sempre nello stesso identico modo. Quindi andiamo a chiudere prima con una catenella, nella prima ovviamente, questo lo facciamo solo nella prima, di prendere 5 asole all'interno. Quindi andiamo a dividere il motivo in 2 e nell'asolina interna andiamo a realizzare 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Nel successivo motivo andiamo a prenderne invece che 8, 9, perché ne prenderemo 5 del punto normale più 4 che andiamo a rubare a uno dei punti che togliamo. Andiamo a realizzare la nostra maglia bassa e all'interno dell'asola che si forma, 2, 3 e 4. L'ultimo, prendiamo tutte le 8 asole che rimangono insieme e ovviamente lavoriamo prima la maglia bassa e poi anche in questo caso 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Adesso abbiamo 3 motivi, procediamo con la lavorazione dei motivi normalmente come facciamo sempre, quindi andiamo a caricare quindi a questo punto 15 maglie sul nostro ferro ausiliario e lavoriamo le 3 maglie per altri 6 giri per arrivare quindi a un totale di 12 motivi in altezza. Una volta che avrete terminato di realizzare tutti e 12 motivi in altezza, potete fermare il filo così
e realizzate un'altra parte uguale identica a questa. Andiamo adesso a realizzare il fondo della borsa e andremo a montare sul ferro o sulla catenella iniziale a seconda del tipo di avviatura che avrete scelto per il vostro lavoro. 25 punti, quindi andremo a lavorare 5 punti, così come ovviamente abbiamo fatto nel laterale, perché il fondo deve comunque proseguire la parte laterale. E andiamo a lavorare il nostro fondo per tanti punti, per tanti motivi, per quanto è lungo il nostro lavoro. In teoria dovremmo riuscirci con 14 punti, con 14 motivi, scusate. Quindi andate a lavorare le vostre 5 i 5 motivi per 14 motivi in altezza. Comunque ogni tanto misurate nel fondo per vedere quando siete arrivati, poi dipende appunto anche sempre dalla mano e dal tipo di lavorazione che voi avete. Una volta che abbiamo terminato, ovviamente anche in questo caso andiamo a fermare una catenella aggiuntiva, tagliamo e fermiamo il filo così. Adesso abbiamo tutti i pezzi della nostra borsa. Abbiamo realizzato i laterali, il fondo e poi le due parti della borsa. Adesso andiamo a prendere la stoffa che abbiamo deciso di utilizzare come fodera. Io ho deciso di utilizzare questo bordeaux e andremo a prendere le misure, senza stare a impazzire, della nostra borsa, misurandole direttamente sui pezzi, sui componenti della nostra borsa. E quindi andiamo a prendere la stoffa, la pieghiamo a metà, così. Poi appoggiamo sopra uno dei due pezzi, tanto dobbiamo raddoppiarlo, uno dei due pezzi della borsa, e andiamo a tagliare. Pieghiamo a metà il fondo, così, esattamente a metà, e lo mettiamo sotto. Guardate, per fare molto alla svelta, senza diventare matti. Lo mettiamo proprio a pelo della stoffa piegata a metà, così. Dopodiché sopra mettiamo il davanti o il dietro della borsa. E a questo punto tagliamo con 1 cm di scarto dai lati e 1 cm o 2 di scarto da sopra. E tagliamo senza impazzire con metri e misurazioni strane, così. Poi prendete un altro pezzettino di stoffa, due pezzetti di stoffa separati, per andare a realizzare i laterali, e anche in questo caso lasciate qualche un centimetrino più o meno per andare poi a cucire il vostro laterale sul laterale stesso. Prendiamo adesso ago e filo per cucire, unghiale, e andiamo ad unire la fodera, a cucire la fodera. Quindi vado ad unire prima il fondo, piego a metà così, e vado a cucire, ad unire il fondo così, metà del dietro, li unisco, li fermo e poi inizierò a cucire da una parte. Così, adesso faccio un paio di punti, poi apro e cucio la parte del fondo, questa. La cucitura la faccio con dei punti passanti, faccio il punto, dopodiché torno indietro e vado avanti di un altro punto. Torno indietro al punto precedente, quindi mi accodo al punto precedente e vado avanti di un altro punto. Così. Praticamente faccio la stessa cucitura, vedete che si fa a macchina, cercando di fare dei punti abbastanza regolari. Così. Quindi torno indietro di un punto, quindi mi accodo al punto precedente e vado avanti di un punto. Così. E vado a cucire tutta la fodera. Praticamente adesso cucio prima il fondo del laterale, in questo modo, poi giro e vado a cucire i laterali da una parte e dall'altra, e la stessa cosa faccio dall'altra parte. Una volta che avrete cucito la fodera, il risultato esterno sarà questo. Prendiamo
i pezzi della borsa, quindi il davanti, il dietro e i laterali, e li uniamo con l'uncinetto e li uniremo a punto gambero. Partiamo con il fondo e uniamo due parti del fondo, così. Io utilizzo sempre lo stesso uncinetto con il quale ho realizzato tutto il punto, quindi un uncinetto numero 4. Entro nel punto estremo dell'angolo da una parte e dall'altra, mi aggancio con il nostro cordino e inizio a fare il mio punto gambero. Quindi entro all'indietro, mi aggancio a una maglia di una parte e a una maglia dell'altra parte e faccio una catenella iniziale, poi dopo ripasso nello stesso punto, vado dietro, maglia bassa, al contrario, dietro, entro da una parte, entro dall'altra, punto gambero, dietro, parte, altra parte, il mio gamberetto, e procedo così fino a che non ho chiuso completamente tutti i lati della borsa. Quindi vado a realizzare il mio punto gambero nella parte sotto della fodera, poi vado ad attaccare i laterali da una parte all'altra e poi i laterali dall'altra parte e chiudo completamente tutta la mia borsa a punto gambero. Come vi ho detto, una volta che avete attaccato una parte del fondo, andrete ad attaccare il laterale. Vi consiglio di fissare le parti finali da cucire in modo da avere esattamente il lavoro lineare da cucire. Quindi andrete ad agganciarvi all'ultima maglia, alla prima maglia della parte laterale, fate una maglia bassa e poi anche in questo caso andrete ad agganciarvi a una maglia sul davanti, una maglia nel retro, e fate la vostra maglia bassa al contrario, punto, punto, punto gambero. Una volta che avremo terminato di cucire tutta la nostra borsa da tutte le parti, andremo a far sparire i fili di lavorazione. Prendiamo quindi un ago da lana, inserite nel filo da far sparire nell'ago e poi andrete a farlo sparire all'interno dei punti lavorati. In questo caso, se avete fatto come me il bordino a punto gambero, sarete agevolati perché inserirete l'ago all'interno dei punti del punto gambero e farete decisamente prima. Poi tirate il filo all'interno con l'ago, tirate il lavoro per distribuire il filo, poi tagliate e procedete in questo modo con tutti i fili di lavorazione. Una volta che avrete terminato di fare sparire tutti i fili di lavorazione, andrete a rovesciare il lavoro in questo modo, quindi mettere sotto sopra la vostra borsa e andate a recuperare i quattro angoli del fondo. Quindi 1, 2, 3 e 4. Questo è il fondo della borsa, ok? Ora prendete la fodera e fate combaciare gli angoli e li fermate con ago e filo, li fermate con un po' di punti, così, fermate solo le punte degli angolini, non occorre che fermiate tutto il fondo, fate poi un paio di punti asola, così, tagliate, prendete l'altro angolino, andate dall'altra parte, nell'altro angolo, e fermate anche l'altro angolo, poi per tutti e quattro. Quindi procedete a fermare i vostri angoli, tutti e quattro gli angolini, nello stesso modo, con un po' di punti. Una volta che avrete attaccato il fondo, procederete con rivoltare la fodera sulla borsa, così. Tirate bene la parte della borsa, in questo modo, in alto, bene. Poi andate a terminare di fissare la fodera della nostra
borsa, giriamo il centimetro che abbiamo lasciato libero una volta e due volte, poi accostiamo questo cordolino al bordo della borsa, prendiamo il filo, un filo che sia più possibile simile a quello del filato, così, e andiamo a fissarlo con dei punti molto vicini, molto fitti e molto regolari. Più regolari i punti sono, più bello viene il fissaggio della fodera alla vostra borsa. Ora, io lo faccio a occhio perché ormai sono abituata. Vi consiglio, se non siete abituati a farlo ad occhio, di fermarlo con un punto di imbastitura. Imbastite prima il bordino e poi lo attaccate, in modo che non vi sbagliate, poi tagliate via l'imbastitura, o lo fermate con una stiratina, passate il ferro da stiro nel bordino in modo da fermare la piega. Vedete? Non si deve vedere quasi, cioè si intravede il punto appena appena, però è proprio una cosa molto minima. Se poi tirate deve sparire il punto, in modo da rendere la cucitura, diciamo l'unione, molto molto lineare e che si veda meno possibile. E procedete così a cucire tutta la fodera della borsa intorno al bordo. Procediamo adesso con l'attaccatura dei manici. Andate a prendere il manico e accostate il manico al bordo estremo, quindi qui c'è il laterale, qui c'è il cordolino del bordo, proprio qui nell'angolino estremo del cordolino del bordo. Avvicinate il manico al bordo, prendete, fate una catenella entrando dentro e poi entrate dentro il manico e riacchiappate la catenella, la fate passare sopra il manico e chiudete in questo modo. Poi così entrate dentro il punto successivo, agganciate e fate una maglia bassa, entrate nel punto successivo passando ovviamente sotto il manico, quindi entrate nel punto successivo, agganciate il filo da dietro, lo portate avanti e fate la maglia bassa, molto morbida, non dovete stringere perché poi le maglie basse andranno portate all'interno. Vedete come ho fatto da questa parte, le maglie basse poi andranno spinte all'interno. Allora poi vi faccio vedere come fare. Facciamo un po' di punti, quindi entriamo nella maglia bassa successiva, nella maglia del bordino, andiamo a prendere il filo, facciamo una maglia bassa, entriamo nella maglia successiva, andiamo a catturare il filo da dietro al manico, lo portiamo fuori, facciamo una maglia bassa, nuovamente entriamo, catturiamo il filo, maglia bassa, maglia successiva, maglia bassa, nuovamente entriamo, catturiamo il filo, torniamo su e facciamo la maglia bassa, quindi entriamo nella maglia successiva di base, andiamo a prendere il filo da dietro, torniamo su e facciamo una maglia bassa. Dopo 5-6 punti andiamo con la mano a portare in dentro le maglie basse e a tirare la lavorazione in modo che il filato scorra. Questo cordino è molto molto scivoloso, quindi è molto semplice da fare. Vedete, dovete portarlo poi al livello della lavorazione sottostante, quindi girate, vedete come è qui, poi ricominciate, quindi entrate nel punto sottostante, maglia bassa, punto successivo, maglia bassa, punto successivo di base, andiamo su, maglia bassa, punto successivo di base, catturo il filo da dietro, lo porto su e faccio la maglia bassa, nuovamente, poi quando ho un altro po' di punti, stessa cosa, li spingo dietro e tiro in avanti la lavorazione, così, perché poi dalla parte del diritto deve rimanere in questo modo, molto lineare, molto pulito come lavoro. E procedete così fino a tirare su tutti i punti della parte
davanti e poi ovviamente quelli dalla parte dietro. Quando avete raggiunto l'ultimo punto, fate una catenella aggiuntiva, tirate e tagliate il filo, in questo caso, e poi lo fate passare all'interno dei punti già lavorati e poi provvederemo col fissare la banda a maglia bassa che abbiamo realizzato per intrappolare il manico all'interno dei punti già lavorati. Una volta che avrete terminato di inserire i manici, andrete a unire la lavorazione, quindi la maglia la bassa che avete realizzato per inglobare il manico, con il punto base, con un ago e filo sempre di lavorazione, e andrete ad unire tutto il cordolino, diciamo, di lavorazione di maglia bassa con la base dentro, in modo da bloccare bene il manico. Procediamo adesso con l'inserimento delle calamite per la chiusura. Adesso io volevo fare una chiusura molto tradizionale, però se, avendo messo i manici in questo modo, ho paura che poi non si attacca bene, rimangono i manici poi allargati, quindi la chiusura la voglio mettere proprio nella appena sotto il manico, in questo punto. E allora ho realizzato un fiore a petali sovrapposti, poi vi metto il link nel box informazioni, in modo da coprire la parte dove andrò a mettere la mia chiusura e abbellire ulteriormente la nostra borsa. Quindi prendo la calamitina, giro la borsa e la inserisco direttamente sulla borsa senza fare la patch, in questo modo, da una parte e dall'altra. Quindi inserisco i due pernetti qui senza mettere la patch sopra e poi copro tutto con la patch. La faccio col fiore, praticamente, per coprire la faccio col fiore e vado a stringere invece di inserirla all'interno. A questo punto vado a stringere in questo modo, una, e vado a stringere l'altra linguetta, ovviamente dall'altra parte, così, da questa parte. Vedete, ora ovviamente questo sarebbe orrendo da vedere, e allora noi andiamo a cucire intorno il nostro fiorellino, che tra l'altro fa anche da abbellimento della nostra borsa. Avevo in mente di fare una decorazione, questa qui mi sembra perfetta. Lo facciamo da questa parte e anche dall'altra. Vi ripeto, nel canale trovate il link del fiore a petali sovrapposti, che è su due piani, voi lo svilupperete su tre se lo volete grosso come questo, se no va benissimo anche su due. Io per realizzarlo ho utilizzato il filato, il cordino tie, e sempre della Tessiland la ciniglia. Questa è che è bellissima, la ciniglia, che tra l'altro vedrete lavorata, è favolosa, veramente dà un bel effetto anche nel fiore, molto bello. Ed eccola qui come appare una volta terminata la vostra borsa. Avete visto, l'effetto è molto molto particolare di questa borsa, però non è difficilissimo da realizzare. Il punto peruviano sembra difficile perché l'effetto è particolare, sembra chissà che quale complessità la sua realizzazione, invece poi l'avete visto, è molto molto semplice e rende la borsa veramente molto particolare. Bene, io con questo tutorial ho cercato di accontentare tre tipologie di amici, quelle che mi chiedevano e continuano a chiedermi sempre borse nuove particolari, gli amici che mi chiedevano com'è la resa del cordino tie, ed è fantastica, l'avete visto, si lavora in maniera eccezionale ed ha una struttura veramente ottima come cordino. Abbiamo visto anche come rende la ciniglia. Ora è un fiorellino, però la resa è favolosa, è veramente bella, molto molto bella come ciniglia, e tra l'altro morbidissima. E ho accontentato anche l'amica che mi chiedeva appunto la realizzazione della borsa appunto peruviano, e quindi abbiamo fatto tre servizi con un viaggio solo. Bene, a questo punto, e l'avete capito, il tutorial è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, gli amici dell'angolo di Chris. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial.